Il fenomeno della criminalità giovanile è in crescendo nei paesi cosiddetti civili. Negli Stati Uniti la disponibilità di armi da fuoco ha già da tempo dato modo a squilibrati, soprattutto giovani, di commettere stragi di massa in scuole e luoghi pubblici utilizzando ordigni dalle pistole ai mitra acquistati con la stessa facilità con cui si può acquistare una tavoletta di cioccolato o un pacchetto di sigarette, con un minimo di documenti di identità. In Inghilterra le armi preferite da un numero sempre crescente di giovani squilibrati, per la maggior parte appartenenti a famiglie disiderate di basso ceto, sono i coltelli. Ieri nella tranquilla cittadina di Southport, nei pressi di Liverpool, una dozzina di giovani adolescenti e adulti sono stati accoltellati da uno squilibrato di 17 anni presso una scuola di danza per giovanissimi. Due sono morti, sei sono ricoverati in condizioni critiche insieme a due adulti. È stato un eccidio senza precedente che ha scosso l'intero mondo. Porre fine a questi fenomeni di criminalità non è facile. Negli Stati Uniti coloro che vorrebbero far bandire l'acquisto di armi da fuoco sono una minoranza rispetto a coloro che per interesse di vario ordine preferiscono lo status quo. In Inghilterra, dove ha preso piede l'uso di coltelli, il problema è insormontabile. L'unico modo per almeno lenire la proliferazione del loro uso è compito delle forze dell'ordine a cui venga dato un mandato di oculata perquisizione dei sospetti e di arresto dei potenziali colpevoli.